Ciao a tutti, sono Spiganotto e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Come vedete siamo sulla custom map della scorsa puntata, la vendetta dei polli. Eravamo arrivati qui, questa è la terza puntata, abbiamo fatto già un bel po' di livelli e dobbiamo affrontarne uno nuovo subito, appena iniziato. I cartelli dicono questo, repollo. Come eri carino mentre correvi come un cricetino, se perderai ti userò come criceto. Ma perché io ho corso? Cioè c'era bisogno di correre, aspettate. Sì, vabbè. Andiamo a Nanna. Times at night. Allora. Come adesso sto registrando sempre nello stesso giorno perché vi ho già spiegato che il tempo scarseggia quando si è uno studente. Quando si è uno studente. Prova 7. Sei uno scheletro? Livello 1. Oh my god. So già come finirà. Prendi arco e frecce. Finita la prova, posali qui. Ok, vediamo un po'. Cioè, cosa devo prendere? Devo cliccare qualche tasto. Ah, qui c'è il gold, innanzitutto. Allora, vediamo un pochino. Cosa devo prendere esattamente? Scusate per il silenzio, ma non ho capito bene. No, non è possibile. Andiamo avanti, ho già capito forse, ma forse mi sbaglio. Boh, io non capisco. Cioè, dov'è il quadro o la solita cazzatina, insomma? Non capire. Io non capire. Ah, questa dovrebbe essere circa abbastanza difficile. Olè. Cioè, non ho capito se devo colpire la parte nera, perché se è così, l'ho già fatto un bel po' di volte, insomma. Erbolina. Questo è difficile. Scusate per il silenzio, ma davvero mi sto concentrando. Bastarda di una freccia di entrare. Ok. Oh, merda. Ma posso passare attraverso? No, non credo. Infatti. L'ho preso? L'ho preso. Io non capisco perché fanno le custom map piene di bug senza controllare. Santo Dio, cosa costa? Scusate, sto anche in questa puntata entrando in un gioco, ma devo capire un pochino come funziona. Come dovrei farlo? Non c'è il quadro. Ho capito, forse il bug è questo, non c'è il quadro. Perché la freccia resta infilata, è inutile. Beh, se è così, cioè, io adesso controllo bene, perché io sto usando una versione nuova di Minecraft, cioè sto usando la versione 1.8.1. Questa mappa non è stata fatta con 1.8.1, quindi forse è quello il problema. Adesso controllo meglio. Allora, anche qui dovrebbe essere la stessa cosa. Tant'è che la freccia è despawnata. E quindi niente, la freccia è arrivata qui, ci sarebbe stato il quadro che sarebbe caduto, quindi lo faccio cadere io. È un bug, non ci posso fare niente, davvero. Mi dispiace, non mi piace fare cheating e robe del genere, però qua sono costretto, come vedete. Pensi che l'avete visto, che qua dove ho beccato con la freccia dovrebbe esserci un quadro, che cadendo avrebbe calcato quelle pressure plate. Io ho beccato tutti i bersagli con le frecce, però siccome non c'era il quadro non è partito il meccanismo che mi apre qualche porta, non lo so. Quindi lo sto facendo manualmente, anche se non dovrebbe essere così, però non ci posso fare niente. Mi dispiace. Si è aperto qualcosa? No.
mi sembrava strano. Dicevo, come funziona questo meccanismo? Scusa, se non c'è quadro, cioè la freccia non cade per terra perché la freccia rimane infilata nel muro. In ogni caso, andiamo avanti. Dopo mi informo per vedere se qualcun altro ha riscontrato lo stesso problema. Credo di sì, comunque. Lo sto facendo registrando per assicurarmi che non mi diate del cheater o roba del genere, perché non mi piace. Non mi piace per davvero. Mamma mia, dai! Non vuol dire stare. Oh, wow. Per sicurezza non si sa mai. Ok. Ma se mi sono svuotato di tutto in modo tale che non ci siano problemi di sorta. Qua ci metto mezz'ora, non ho capito perché. Per tagliare un pezzo di legno, porcaccia, la puttanezza. Dai, dai, dai. A breve reinizierò Dead Space per la millesima volta. Perché me l'ha chiesto una persona che conosco, si chiama Kuro Tonno, lo conoscete anche voi. Collaborerà tra l'altro col mio canale a breve. Sì, come la apro questa porta? Ah, non è quella la porta. Bravo, bravo genio. Sei un genio del male. Spiegherò un tanto, sei un genio del male. Allora, andiamo avanti. Dormiamo. Ma che palle. Dormiamo. Perfetto. Scusate, one second, ok. Andiamo avanti. Prendi una minecart. Ma prima? Metti l'oro nella cesta. Oh, grazie. Metto anche la carne. Ne prendo due, tre. E premi il bottone. Ok. Prendiamo minecart. Spero che non faccia come prima, che praticamente mi ha quasi ucciso e mi ha detto che avevo le gambe per camminare. What? Aiutami. Spero che non ci sia lava in giro. Cosa c'è qua sotto? Ah, forse blocchi di carbone. Oh, what the f... Oh mio Dio santo. Che stronzo. Si può essere stronzi? Certo che si può essere stronzi. Dove sta andando? Minecart. Quasi quasi ci vado io a piedi. Devo scendere al volo. Come si scende? Con lo shift? No. Ah, vabbè, ci vado a piedi. Che cheater che sono. Lo so. Però qua c'è una cosa di lava che. Aia. Però almeno non muoio sotto la lava. Cioè, nel senso, capisci? Allora, innanzitutto, la mia chest con l'oro. Dove si trova? Dall'altra parte, scommetto, naturalmente. Quindi questa la mettiamo qui. Prova 8. Lava. Oh, merda. Odio questi. Arazzo di livelli. Te va a darmi una pozione resisti lava, almeno una. Brutto esimio testo di minchio. Ok. Sto andando abbastanza bene, ma so che adesso morirò. E invece no. Invece sì, adesso sì. Aia. Con calma. Non c'è fretta. Ok. Qua ci vuole tanto concentramento, porcaccia. Ok. Calmi. Ma c'ha un cazzo, va bene? C'ha un cazzo. Un cazzen. Ok. Ragioniamo. Dove devo saltare? Perché se io salto qui, poi là, come ci arrivo? Oh my god. Oh my god. Non morire, non morire, non morire, non morire, non morire. Ti prego, non morire. Dino, scusate un attimo. Sono morto. E ho attivato anche i tasti permanenti su Windows. Sono un genio. Mi serve un minecart. Sono nella merda sino al collo perché ho perso il due pezzi di oro che dovevano. Io vado a piedi, grazie. Ormai ho capito che se vado col kart muoio seduta stante. Ci muoviamo un pochino perché abbiamo già poco tempo. Sta già finendo il tempo e devo cercare di riuscire a fare questo livello che è un casino mondiale. Cioè, apri la cornetta mondial casa e ti aspetta, capite?
Ah. Ma siamo coglioni? Ma che cosa sono? Io sono un coglione. Certo che sono un coglione. Mi dispiace. Finiranno i kart prima o poi. Finiranno. Ciao. Ma questa cesta l'ho già aperta. Wow. Aspetta, no. No. Ma se io... Come posso fare? Come porca troia posso fare? Riuscirò a prendere un kart? Io voglio ottenermelo questo oro. Ah, ma ormai l'ho fatto partire in ogni caso. Il kart che portava l'oro dall'altra parte della cosa. Quindi in ogni caso... Sono morto! Allora, vediamo un po'. Sto accelerando un po' i tempi perché è finito... Cioè, il timer mi dice che è finito il tempo, però... Vediamo un po' se devo aggiungere qualche minuto. Ok... Perché voglio provarci. Ok, calmi. Qua c'è il salto della Madocina. No, no, no. Non mi prendere anche quest'oro. Zoccola, smettila. Quanto odio la lava. Guarda cosa fa. Guarda. Ok, sono morto. Sono morto. Sono morto. Naturalmente. Va bene, io sono Speaker, intanto se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, mi trovate sempre su Twitter, Google Plus o sul mio sito speaker98.xdc.mx o su Facebook digitando facebook.com/speaker98official. Io sono Speaker 98, se il video vi è piaciuto, no sto scherzando, questa è la terza puntata di La Vendetta di Polly, io sono Speaker 98, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo episodio, ciao!